Buongiorno a tutti amici di Biliar Channel, eccoci ancora in diretta qui da Calangianus per offrirvi le fasi finali di questo meraviglioso mondiale. E se questo mondiale c'è stato proprio in questa bellissima location, i maggiori meriti sono della persona che è qui alla mia destra, è Paolo Scaramuzzi, uno degli organizzatori di questo evento insieme a sua moglie Nerella Muzzi. No, mi correggi subito? Aspettiamo a dare i meriti alle mogli, eh? Paolo, che dire, davvero un ringraziamento da tutto il popolo del biliardo, da tutti gli amici proprio del mondo del biliardo, perché si parla di mondiale. E quanto è stata dura alla fine fare questo mondiale a Calangianus, perché ci sono stati anche un paio di rinvii. Alla fine è stata buona la terza, chiaramente causa Covid. Ecco, intanto saluto tutti e tutti quelli che questi giorni vi stanno seguendo. So che avete fatto dei record di ascolto, sì, e di visione, quindi vuol dire che anche questo sta funzionando e perfeziona tutto quello che è l'organizzazione. Quanto è stato difficile, più che altro, è quanto abbiamo dovuto essere scaramantici, perché il fatto che avevamo un anno fa avremmo dovuto fare questo mondiale, poi l'abbiamo rinviato a marzo e poi l'abbiamo rinviato ora, ma ti ricordo anche che nel frattempo è scoppiata una guerra, per cui abbiamo cominciato a temere anche che ci fossero ripercussioni anche nello sport. Quindi devo dire che fino al giorno prima che cominciasse tutto sei stato in ansia. Abbiamo avuto tremori, però poi alla fine è bello che siamo arrivati a Dama, quindi non era poco, soprattutto in questo periodo difficilissimo, organizzare un mondiale con tanti trasferimenti, tanti giocatori sudamericani. Infatti a marzo è stato rimandato perché loro erano indietro nella vaccinazione, quindi c'erano molti problemi, i viaggi erano limitati, insomma. Loro avevano un problema non di vaccinazione, di mancato riconoscimento della loro vaccinazione. Erano vaccinati, però l'EMA non riconosceva loro, quasi tutti gli argentini avevano fatto lo Sputnik e quindi noi in Europa non lo riconoscevamo. Questo è stato il vero problema di marzo. Poi, come sempre, bisogna vedere le cose alla fine. Non posso che essere soddisfatto che si sia fatto poi a settembre, rispetto alle difficoltà magari che ci sarebbero potute essere a marzo, anche legate ai trasporti e quant'altro. Quindi alla fine va bene così. Abbiamo trovato un bel tempo, avete trovato bel, sì, tempo, quindi ci siamo goduti anche un giorno bellissimo mare della Sardegna, un po' di mare, quindi alla fine nel progetto rientrava anche questo, quindi va bene, dai. Il risultato è positivo semplicemente per quello che raccogliamo dalle opinioni della gente, dalla soddisfazione degli ospiti. Abbiamo cercato anche di rendere più agevole possibile quella distanza che può sembrare più ampia, no? Quando c'è il mare di mezzo, poi alla fine in fondo non è così, perché tanta gente, basta che salga su un aereo e in un'ora è in Sardegna, anche a basso costo tra l'altro, anche certo. Questa era la valenza di stare ancora entro settembre, quindi e abbiamo cercato di rendere più servizi possibili a qualsiasi giocatore, a qualsiasi partecipante, a volte anche a qualsiasi ospite non giocatore. Tra l'altro è stata organizzata alla perfezione un servizio navette, qua in sede di gara c'è un catering dove non manca assolutamente niente. E si mangia anche bene. Si mangia anche molto bene, quindi non sono location dove si va avanti a panini, e quindi siamo stati davvero bene anche da un punto di vista culinario, e ne ha giovato anche la mia dieta, quindi ti ringrazio perché mi hai permesso di... Non ne ha giovato. No, sono rimasto dentro a quello che dovevo rimanere nel mangiare, quindi non era così scontato. E chiaramente questa bellissima organizzazione consta di varie partnership, Paolo, ce ne parli? Sì,
Beh, innanzitutto non bisogna dimenticare che negli ultimi anni con questa amministrazione della Regione Sardegna c'è stato un incremento attraverso l'assessorato al turismo di eventi sportivi. Il coniugare il turismo e lo sport in una connessione univoca è quello che sta portando risultati. Oltretutto ci sono dei numeri, cioè il turismo sportivo nel mondo ha una quota del 6%, che è altissima considerando che non si parla di geografia, ed è, pensa, allo stesso livello del turismo religioso, che è anche altissimo. Quindi negli Stati Uniti sono molto proiettati su questo discorso qui, e quindi il fatto che la Regione Sardegna, unica in Italia, forse alla Regione Sardegna c'è la Regione Emilia Romagna che ha un particolare interesse per questo tipo di attività, devo dire che. E poi c'è anche l'obiettivo della destagionalizzazione, cioè riuscire a portare eventi. Noi l'abbiamo fatto negli ultimi anni, di portare anche a dicembre un meeting importante che vinse Carratozzolo. L'anno scorso facemmo una prova generale del campionato del mondo attraverso il Grand Prix delle Nazioni con 13 nazioni europee. Poi avete avuto cura anche degli atleti sardi, avete fatto... Ecco, questa è stata una conquista, devo dire, di cui mi vanto. Nel senso che non sempre è stato facile per l'organizzatore avere una wild card, e non sempre è stato facile gestirla in autonomia. Devo dire che la FIBIS è stata sensibile di fronte alla mia richiesta, che era quella di ringraziare la Sardegna attraverso una wild card per un giocatore sardo. Non un giocatore a caso, un giocatore che abbiamo tirato fuori da una lunga selezione, quindi se la sono conquistata, si è conquistato Giacomo Marginesio sul campo questa wild card, e devo dire che i risultati per ora gli stanno dando ragione. Per ora è avanti, è il primo che è entrato nei 16, quindi anche quello è un bel risultato, vuol dire che ha sbrigato velocemente la sua pratica. Sì, tra l'altro avevo anche un clientaccio, no. Il giovane Gabel ha fatto vittime illustri ad altre manifestazioni, certo, internazionali. Anche recentemente, sì. Quindi sicuramente pieno merito a Giacomo, che sta esprimendo e insomma sta vivendo un sogno, lui che ha incominciato a giocare a biliardo una decina di anni, sì, fa, da terza categoria, insomma, l'ho intervistato all'altra partita. Pensa, lui faceva balletto. Ah, senti. Faceva balletto. Io sono contento per Giacomo perché, al di là dei risultati, no, lui ha in sé tutte le virtù che deve avere un giocatore al di là del talento, e quindi sa stare sul tavolo. Non lo vedrai mai contestare nulla, è rispettoso dell'avversario, è un giocatore modello, come non sempre ce ne sono, ecco. Certo. Poi chiaramente a questo devi abbinare la capacità, il talento. Certo. E poi ti lascio con l'ultima curiosità: non è l'ultimo evento che si terrà in questo magnifico Expo, ma a breve ci saranno anche i campionati italiani di carambola. Sì, è stata un'opportunità. Noi i campionati italiani di carambola, grazie a un'altra associazione, sempre facente parte della FIBIS in Sardegna, cioè quindi una società affiliata di Sassari, protagonisti siete voi, come l'anno scorso abbiamo collaborato per ospitare il campionato italiano di biathlon. E poi lì è nato un discorso con il Comune di Tempio e con un'operatrice del Comune di Tempio, che è la proprietaria, che ringrazio, Elisabetta Vargiu, oltretutto assessore del Comune di Tempio, e avendo lei ospitato tutti i giocatori dello scorso anno, c'era venuta l'idea di proporci per fare lì il campionato italiano di carambola. Quindi sarebbe ricaduto dentro il Comune di Tempio. Queste cose sai che sono anche abbastanza delicate e importanti. La cosa bella è stata che quando Elisabetta è venuta qui dentro
che ha visto questa location, ha detto fermi tutti, ha ma detto, questa... ha detto è un peccato, cioè, io mi faccio da parte sotto l'aspetto della location sportiva, perché è un peccato avere qui già una struttura insediata e quindi perché non sfruttarla. Questo ci ha permesso di trovare una rapida collocazione sia dell'evento e anche del patrocinio, perché si sono parlati poi i due sindaci e abbiamo creato questo evento sotto il patrocinio di Tempio Pausania e di Calangianus, che come tu sai sono vicinissime. Sì, sì, sono molto vicine. Quindi bene così, bene presumo anche per i giocatori di Carambola, che si ritroveranno in una location già attrezzata e anche collaudata, perché avranno un ring televisivo, avranno tutto quello, anche loro li supporteremo con servizi di navette, con il catering qui fuori, quindi direi che potranno essere soddisfatti. Sì, spero. Tra l'altro in una diretta di ieri ci stava seguendo anche Marco Zanetti, quindi il giocatore più rappresentativo dell'Italia nel mondo. E ha espresso... Ci stava seguendo, quindi ha visto la location dalle nostre telecamere. Sicuramente sono sicuro che l'apprezzerà come l'apprezzeranno tutti i giocatori di Carambola. E come questo territorio apprezzerà la presenza di Marco Zanetti, perché non dimentichiamo che nell'ambito del biliardo, per quello che è la Carambola nel mondo, possiamo dire che è il giocatore di biliardo italiano, al di là dei birilli o meno, più famoso nel mondo. Questo è indiscutibile. Assolutamente sì. Quindi tra pochissimo poi ci sarà anche quest'altro evento, circa dal 10 al 16 ottobre. Quindi gli appuntamenti con la Sardegna non sono affatto terminati. Penso che non sono terminati. È chiaro che ci siamo già proposti per altre cose di cui non posso far nome, però abbiamo in cantiere di essere pronti a ospitare altri eventi importanti, sia italiani che internazionali. Adesso vediamo tutto quello che deve funzionare per far sì che questo si realizzi, ovviamente. E noi prendiamo l'aereo tranquillamente e veniamo. Vedo che siete stati bene, quindi anzi, benissimo. Secondo me, io devo dire, sono consapevole che forse non si sono ottenuti dei numeri importanti in termini di qualificazione. Ci sono tanti motivi, ovviamente anche il fatto che non è un challenge e quindi non ci sono interessi di classifica e quindi c'erano solo 8 posti, e poi questa distanza presunta, giusta, vera, ma che pochi conoscono, di cui pochi conoscono la facilità di risolvere, perché i mezzi ci sono. Ci sono dei giocatori famosi, non faccio nomi, ma che prevedendo un loro superamento di turno avevano già prenotato gli aerei a 15 euro. Quindi sì, a volte c'è una preoccupazione inesistente, basta organizzarsi e anche informarsi, no? Tante certo. Volte siamo pigri e... Assolutamente sì. Paolo, io ti ringrazio. Ringrazio voi perché fate un lavoro che ormai diventa, secondo gli appassionati di biliardo, indispensabile. Siete diventati famosi, quindi, quindi assolutamente siete dei VIP nel mondo del biliardo. Quando vi incontro, i messaggi e tutto il resto. Quindi no, siete veramente bravi. Oltretutto non è solo un discorso chiaramente di competenza che non vi manca, ma credo bisogna avere anche altre qualità e voi le esprimete tutte per poter stare ore e ore davanti a questo quadrato rettangolo qui. Sì. Quindi siete bravi. Grazie davvero Paolo, grazie davvero per la tua disponibilità e grazie per tutto il lavoro che hai fatto al meglio in questo mondiale, e sono ancora convinto che il bello debba ancora venire. Riprende adesso la sua postazione il mio socio Gianluca Nascimbene e vi andremo a commentare questo bellissimo 16esimo di finale, un derby italiano tra Thomas Primon e
Santi Caratozzolo. Caratozzolo l'abbiamo già visto impegnato ieri sul tavolo televisivo, una prova contro il tedesco molto convincente, era l'ultimo incontro della sua fase a gironi, quindi aveva già passato il turno. Invece Primon ha dovuto sudare fino in tarda serata per passare il turno, ha perso nonostante la sconfitta contro Torrejani, però insomma Primon alla fine ha staccato l'ultimo pass possibile per giocare oggi questa partita di assoluto valore, quindi il sedicesimo di finale del mondiale. Lui non è nuovo a imporsi o a arrivare nei primi posti nelle competizioni internazionali. Gianluca. Sì, guarda, due cose. Allora, estendevo i ringraziamenti per quanto riguarda dalle parole di Scaramuzzi, per quanto riguarda Billiard Channel. Io a nome anche di Billiard Channel ringrazierei anche Odino Crepaldi, che durante la fase di selezione, quindi nei primi giorni dal 10 al 17 se non vado errato, vado a memoria, ha fatto la telecronaca degli incontri di qualificazione, e avevamo una sola camera, quindi anche più difficile, noi ne abbiamo tante di più, apprezzatissimo, e quindi sono sicuro di abbracciare anche l'idea di Paolo, del suo presidente, nel ringraziarlo per l'operato. La seconda cosa è, voglio sedare subito una piccola contestazione nata sul fatto che sui social hanno detto che abbiamo detto che Torrejani ha vinto perché il biliardo pendeva, pendeva il biliardo. Non abbiamo detto niente di tutto ciò. Ci sono stati, noi ne abbiamo visto uno in telecamera, però noi ne abbiamo visti altri, perché il biliardo dove giocavano Torrejani e Spadaro l'abbiamo esattamente sotto il posto di commento. Abbiamo visto delle traiettorie inenarrabili della palla che purtroppo poteva toccare a Torrejani, hanno penalizzato in modo importante Paolo Spadaro. Al netto del campanilismo verso il giocatore italiano, no? Noi, guardate, con Gustavo Torrejani non abbiamo proprio niente. Vi dico che appena l'abbiamo visto, reciprocamente, noi eravamo sulla scala del commento, lui stava passando di sotto e ci siamo corsi incontro per abbracciarci. Di conseguenza, guarda un po' che cosa non abbiamo detto. Torrejani, poi c'è stata la partita con Quarta, ha fatto una partita eccezionale. Insomma, Torrejani è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, e quindi lungi da noi togliere meriti a Torrejani. Abbiamo solo sottolineato televisivamente, e giustamente facciamo un'analisi di quello che succede, che le traiettorie della biglia gialla di Torrejani nel finale hanno subito dei cambiamenti di traiettoria impossibili da concepire, neanche con le pendenze. Vi basti pensare che un passaggio di Spadaro, il classico passaggio dalla lunga, la contraria, la palla gialla, dopo aver toccato la corta, ha toccato quattro volte la lunga. Ha fatto lunga, si è staccata, lunga, si è staccata, lunga, si è staccata. Ma non è un discorso del biliardo, lì c'era qualcosa proprio sulla palla. Non lo sappiamo neanche noi. C'era sporcizia o era una palla che magari non era completamente tonda, non lo so, non lo sappiamo. Però anche un travezzino che era dritto sul filotto è presa e calata di 19 metri, capito? Esatto. Di 20 centimetri da una parte. Quindi televisivamente parlando abbiamo parlato solo di quello, non abbiamo tolto meriti a nessuno, e né tantomeno era nostra intenzione sminuire una vittoria di Torrejani, che poi alla fine è stata netta, al di là del dispiacere di perdere un giocatore italiano, di Paolo Spadaro, che lo scorso mondiale ha fatto le qualificazioni, terzo. Ha giocato molto bene nella fase a gironi e lo scorso mondiale si è classificato al terzo posto. In più aggiungo che Paolo Spadaro, causa Covid, aveva avuto una convocazione in nazionale, campionato europeo a squadre, è stato rimandato, quindi non ha potuto godere di quella soddisfazione. Insomma, abbiamo detto solo questo, ecco. Quindi lungi da noi fare, quindi chi tira fuori delle polemiche sterili con noi non attacca, è bene metterlo in chiaro. Sì, oggi abbiamo risposto, è la prima volta che lo facciamo, ma non vogliamo davvero polemiche e non vogliamo rovinare questo bel mondiale. Andiamo alla partita. Avete visto nel replay una bellissima esecuzione di Santi Caratozzolo a incrociare, dove ha realizzato 12 punti. Si salva anche su questo tiro Santi Caratozzolo. E sì, ma Bianchi mi sta
nostro Mirko Bianchi non ha mica capito che non ha la cuffia per parlare. Garuffa per Primon, intanto preso un considerevole vantaggio Santi Caratozzolo in apertura del primo set. In questo momento per ogni tavolo c'è un italiano, mi stava dicendo Mirko. Otto i giocatori impegnati. 9. Sì, esatto. Sì, perché ancora non è finito Gianluca, il primo sedicesimo, il sedicesimo di finale del primo turno. Ah, perché sennò è giustamente un biliardo, esatto, deve essere libero, sì, perché sennò è... Tra D'Amelio e Christoffersen, e sono, adesso dovrebbe arrivare anche la grafica del biliardo 6, 3-2 per Christoffersen e 18-19 per D'Amelio nel sesto set. C'erano 8 tavoli liberi, comprensivo di questo chiaramente la direzione di gara si è avvantaggiata, quindi c'è solo un non ci sono sedicesimi di finale che non sono partiti. Esatto. Giro per Thomas Primon. In questo caso a livello di tempi non dovrebbe inficiare niente. No, perché comunque questo è il secondo turno dei sedicesimi. Sono stati mandati tutti anche i secondi turni. Certo. Bricolla per Caratozzolo. Avanti 49-13 il campione calabrese. Scontro tra due vice, ahimè. Vice lo è stato mondiale, lo è stato, e italiano lo è stato Caratozzolo, e vice campione europeo lo è stato Thomas Giovanni Primon. Qualche tempo fa, se non sbaglio, in finale contro Michelangelo Agnelli. Non sbaglio. 2015. In appoggio Primon. Vediamo come intende risolvere la questione Caratozzolo. Intanto inquadrato Max Gabel che ha avuto la peggio, è lui di... dell'italiano Giacomo Maginesio, però dobbiamo fare complimenti a tutti, alla compagine tedesca che quest'anno aveva tre elementi anche a ranghi ridotti. Tanto Caratozzolo di seconda a tornare indietro. Robina, sì. Avevano solo tre giocatori, erano Tony Rosenberg, Gabel e Peters. Peters l'abbiamo visto sul tavolo televisivo, un giovane talento di 25 anni che sta crescendo. C'era qualche altro tedesco che non partecipava, ma mi viene in mente Ann, che è uno dei capiscuola. Pepsi. Tutti cresciuti alla corte del compianto Kunz, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Un buono striscio di passaggio per Primon, ma non penso abbia quadrato difensivamente la posizione. Batte a 51 Caratozzolo, penso veda addirittura lo sfaccio. Set ball per Caratozzolo. Alla grossa a sviluppare di effetto. Due punti, ma ben condotti. Di assoluta qualità. Ben condotte le biglie in difesa. Primon per adesso non ha avuto davvero nessuna chance per... Sì, secondo me sta ancora facendo un po' di gara con l'emozione, Thomas. Anche se in queste manifestazioni è parecchio abituato ad esserci, Sì, al mondiale siamo al secondo. Non mi ricordo cosa fece l'anno scorso. C'è l'anno scorso, l'altro mondiale. No, non lo ricordo neanche io. Però dicevo, Primon aveva un turno di qualificazioni, aveva un turno di gironi davvero difficilissimo, perché nel suo girone c'era Quarta, c'era Torregiani, c'era Paloma. Poi alla fine ha perso da un giocatore che non ti aspetti, ha perso alla bella contro Maurizio Gobbi, quindi la sua qualificazione, essendo già in 5 per 4 posti, perdendo con un giocatore di San Marino, seppure alla bella aveva, diciamo,
messo in difficoltà molto la sua qualificazione. Intanto Thomas di Garuffa, no, che sfortuna, li tutto tocca tutti mezzo. Da una parte meno male che si trovava attardato, c'è un po' meno rimpianti, sì, però sai com'è, cominciamo a scriverceli, poi vediamo. E Garuffa anche per Caratozzolo, che realizza due punti. Quindi poi alla fine è riuscita a passare al quarto posto del suo girone per la differenza 7, perché alla fine gli incontri che ha perso li ha persi tutti alla bella. Ne ha perso uno contro Gobbi alla bella, ha fatto una, si può dire, una sconfitta di prestigio con quarta alla bella. Sì, ha tirato, ha tirato la bella alla quarta e poi ha perso alla bella ieri sera in tarda serata contro Terregiani. Quindi tre sconfitte per lui, quattro vittorie. Però il fatto che intanto però allora la strada la Thomas sa. La sa, se ci fossero, se fossero 16 andava a 31, sarebbe stato a 31. Però bravissimo Thomas, la Garuffa la sa Thomas. Quindi chiaramente Thomas è passato poi per la differenza 7. Che cos'è Bianchi questa scritta? Tutto a posto ragazzi? Si vede una scritta sulla sinistra, tutto bene. A posto. Era un errore di calcolo, avete fatto un Excel sbagliato? Ogni tanto anche i nostri genietti informatici bricolla di misura. Per Primon, che forse la tiene dentro, sì. Per lo sfaccio di sicuro. Vediamo se Caratozzolo gioca la candela oppure non so se ha a disposizione un angolo. Si va a puntare l'angolo. Tanto sbagliando sullo strettissimo potrebbe fare il 3, ma allora ne aveva tanta. Due punti importanti per Caratozzolo, perché lo mettono a 57, adesso anche il pallino diventa buono per la chiusura. Sai che lo strettissimo di quell'angolo lì è bello, perché fai lo strettissimo, vai nella zona del 3, la tua fa lunga, corta e si mette più o meno dall'altra parte. È carina quella figura lì. In divisione primo set intanto ad appannaggio di Gualemi, che vince con il primo set con Spatola. Vediamo la situazione degli altri italiani, visto che come abbiamo detto sono tutti in campo. Primon, Caratozzolo, lo avvicino alla chiusura. Difficile fare l'angolo stretto, Infatti pensavo quando è partito ho detto presa, sì. Sul biliardo numero 1 Andrea Martinelli è sotto 43-21 al primo set contro Lautaro Menghi. Paolo Marcolin è sotto al primo set contro l'argentino De Masi, quarta avanti 1-0 ma 33 pari nel secondo set contro Freddy La Rosa. Flavio Ballotta, anche lui l'ultimo qualificato di ieri, era sia Ballotta sia Primon erano in dubbio per la qualificazione prima dell'ultimo incontro. È al primo set contro Martinotti, avanti 56-49. Gustavo Longo fa suo il primo set contro Riccardo Daniel Lopez. Emiliano D'Amelio è sotto 3-2, questo si parla del primo turno, è sotto 3-2 contro Christoffersen. Natalino Scorza avanti 31-6 contro l'argentino Alberto Cabral, 31-14 è stato aggiornato il punteggio, avanti 1-0 come hai detto tu, Gualemi contro Spatola. Non arrivano intanto i tre punti che separano Santi Caratozzolo dalla conquista del primo set, ancora un'occasione per E intanto la campanellina
tirata fuori da il gong tirato fuori da Bianchi, che invita tutti coloro che ci stanno guardando e non sono iscritti al canale ad iscriversi al canale e a pigiare la campanellina per poter ricevere le notifiche quando noi saremo in diretta. In più, se siete iscritti, potete anche salutarci o fare le vostre considerazioni nei commenti e partecipare ai sondaggi che il nostro burlone Mirko Bianchi tirerà fuori durante gli incontri. Anche basta, non ne vogliamo più di sondaggi, Mirko Bianchi. Anche basta, bello. Dai, Bianchi, secco, chi vincerà il mondiale? Su. Vediamo se arrivano i tre punti necessari per Santi Caratozzolo per chiudere. Eccoli questo qua. Set. Sono arrivati con questo traversino di prima intenzione. Sono 4 punti per Caratozzolo, 1-0 per il campione calabrese. Pubblicità. Intanto è partito il secondo set tra Caratozzolo e Prumon, primo set senza storia da appannaggio di Caratozzolo, davvero un set impeccabile per il calabrese, che non ha dato davvero modo a Prumon di giocare nessuna conclusione di prima, e tra l'altro Prumon si era disimpegnato anche molto bene in tutte le conclusioni di calcio, addirittura in una garuffa centrale era passato in mezzo toccando tutti i birilli del filotto, poco dopo ha realizzato una garuffa da 8, quindi un Thomas che nonostante le difficoltà c'è, però chiaramente sperare di poter combattere se non si vede mai un'opportunità frontale è davvero difficile. Sì, è stato comunque un set un po' strano, se vogliamo. Ma ripeto, lui non ha avuto possibilità perché gliele ha levate Caratozzolo e Thomas non è ancora il Thomas che siamo abituati a vedere. Vediamo se riparte da qua il suo quarto, ottavo di sedicesimo di finale. Bella uscita di 2-3 dove si guadagna una bella difesa centrale. Stinge alla bricolla di parabola Caratozzolo, che va in apertura e la tiene dentro. È ancora una bella difesa per Caratozzolo, che lascia, che rientra da dove aveva lasciato nel primo set, quindi cerca sempre di aprire il gioco. Mi dà l'impressione Santi di aver trovato le misure a questo tavolo. Il bicolla di tutto effetto per Thomas Prumon. Qui farà la differenza la porzione che riesce a intercettare. Prende una bella porzione, era l'ultima disponibile. Un po' di fortuna qua per il giocatore veneto. Ma tocca a malapena e ritorna praticamente nella zona di partenza con la sua. Abbastanza celestiale questo salvataggio di Prumon. Intanto quarta va sull'1-1 con Freddy Larrosa, che gli ha preso il secondo set. Erano 33 pari quando abbiamo fatto il resoconto. Credo che ci sia rimasto solo lui dell'Uruguay in corsa. Eh sì. Perché Eliomar è andato fuori, è andato fuori anche Fernandez. Ah, comunque ti mando, non so se li hai letti, se hai avuto modo di leggere, adesso non so su quale dei nostri profili era, i saluti di Montes de Oca. Ah, grande, no, non l'ho letti, grande. Ma penso Juan sui, Carlos sui Montes de Oca.
portato un sacco di gadget al mondiale a Lugano. Io ce l'ho ancora, anch'io. Il suo biliardino ce l'ho lì. Ne ho parecchi di biliardini piccini e c'è sicuramente il suo, molto bello, fatto a mano. Non si salva Primon sulla candela di effetto, giro a disposizione di Caratozzo ad andare avanti. 4 punti. Sì, aveva cercato di ricreare un buon angolo su un traversino di calcio di effetto, Thomas è entrato troppo, aveva lasciato questa conclusione a Caratozzolo che è stata sfruttata con questi 4 punti da Santi. Garuffa, questa è la traiettoria che proponi e siete stati bravi entrambi, un po' più bravo Primon che l'ha fatta, Primon, sì, scusa, però tu che l'hai eseguita impeccabilmente, socio. Le garuffe, sai dove dorme l'anguilla. Non di cosa hai bisogno. Ti ho fatto complimenti. No, grazie, io li prendo, ti sto ringraziando. È il dopo che mi spaventa. Sai chi la vede? Gioca allo sfaccio Caratozzolo dalla grossa. Qua l'ha portata dentro da Olbia sta palla qua. Mamma mia. Tanto Bianchi sta facendo tutte le sue casistiche sugli scontri. 6 scontri Italia-Argentina ci sono attualmente. Intanto sventaglina per Primon, ben condotta la palla battente, anche se c'è finestra, c'è finestra. C'è finestra, sì. Vediamo se qua decide Santi di andarci di prima. Di prima o comunque dalla scarsa a farsi buono anche il passaggio di seconda. Sì. Non sarebbe buono il passaggio di terza perché troverebbe il pallino. Ma di seconda direttamente realizza 11 punti che fanno molta classifica e soprattutto con la posizione del pallino che adesso lo difende dal perdere una raddrizzata nel two box replay della conclusione di Caratozzolo. Qui per cercare le strade dei Birilli deve trovare un'altra strada che non sarà quella della raddrizzata. Guarda, potrebbe essere anche quella di batterci addosso a questo pallino. Sto pensando se l'americana corre un po' poco a fare. Ma secondo me tira quella, a sostenersi lunga e ritornare dietro al pallino. Eccola qua. No, allora correva perché l'ha presa grossa e è riuscita a incrociare. Bravo, Thomas. Bravo, Thomas. Premiata questa conclusione dal pallino da 4. E Kasper Kristoffersen vince con D'Amelio per 4-2, quindi è terminato il 16° di finale della prima tranche. Sì, un po' di rimpianti per D'Amelio, perché ha avuto molte occasioni per andare 2-0. Poi un'esperienza maggiore ormai fatta dal danese, sicuramente l'ha fatta da padrona adesso il danese, sempre presente nelle competizioni internazionali. E comunque una buona prova per lo svizzero. Abbiamo poi anche il tabellone aggiornato, Bianchi, visto che ci sei e stai tanto. Primon, altri 8 punti di Garuffa. Il tiro più proficuo per adesso per il Veneto. Intanto sono sul filo di lana Martinelli e Menghi al primo set, 58-57 per il toscano. Fallito un raddrizzo, ha realizzato soltanto 2. Senti, Menghi. E chi giocava con Martinotti al primo incontro cosa ha fatto? Martinotti
giocava con Ballotta, sì, ha vinto Ballotta 1-0. Era 56-49, bene. Eccolo qui l'incontro di Martinelli. Il punteggio chiama, scusami Gianluca, 58 Martinelli, 59 Menghi, batte credo Menghi. No, credo Martinelli, perché Martinelli è andato a prendere lo steccone, quindi credo batta lui. Ci sono, e non credo che batta comodo con la gialla. No. Pallino da tre per Martinelli, piccolo, c'è tanto vuoto, eh. Vediamo se lo fa di sotto oppure se fa l'ombrello, si è fatto e chiude. Bravo, bravo, bravo Andrea, bravo Andrea, bravo Andrea. L'americana, l'ombrello è troppo alla toscana. Sì. Ormai l'ho sdoganato l'ombrello. Sì, l'ombrello. Primon avanti in questo secondo set 26-17. Può ulteriormente avvantaggiarsi con questo pallino di 3, probabilmente. Si può mettere anche dietro. Giocato splendidamente dal giocatore di Bassano del Grappa. Guarda, qui è stato bravo Thomas perché non si è fatto ingolosire di giocare. Secondo me ha giocato molto più la sua dell'altra. Che rimanere fuori era un volo. Di Garuffa. Nei sogni l'incastro dietro c'è. Sta sullo stretto Caratozzolo. E divide molto bene. Bricolla per Primon. Sul largo. Andiamo dalla diagonale. Che cosina vede Santi. Vediamo se cerca uno schema con il pallino di sponda palla oppure se vede qualcosa proprio direttamente sulla palla. Sembra puntare la palla, eh. Striscio e 4. Striscio e 4. Qua più striscio che 4. Il 4 si arrivava. E Garuffa, che per adesso è stato uno dei tiri più proficui per il campione veneto. Questa che partita è? Gualemi Spatola. Quindi la palla bianca non c'è. Palla bianca. Intanto guarda un po' ancora Primon di Garuffa. Altri 6 punti per Primon di Garuffa. Avanti anche nella seconda, Matteo Gualemi, 40-23. Ah, ha preso prima pallino Spatola, quindi biglia libera per Gualemi che va a 44. Intanto ci siamo persi due Garuffe, casomai se ce la fai a riproporcele entrambe sul main table, una l'ha fatta Primon e subito dietro l'ha fatta Caratozzolo. Si interrompe la serie di Garuffa a segno. Questa presa di palla sul largo per Primon. Però lo schema rimane quello sulla Garuffa. Mentre non le termina invece Caratozzolo si interrompe per... E questa è la risposta sulla Garuffa precedente di Caratozzolo. Thomas Primon.
Quindi quinta garuffa consecutiva, due per Primone e due per Caratozzo. Sul largo Primone, questa vediamo se ha coperto. Coperto sì, ma abbastanza comoda penso la soluzione di calcio dalla lunga con un goloso pure pallino. Pure di striscio, prima ha giocato lo striscio Gianluca, era una posizione quasi analoga. Alla fine la vedeva ancora di più giocare il pallino da 3. E 3 non lo realizza. Ma dallo strato per me non la vedeva questa palla. Proprio era completamente coperta. Quarta intanto si è rifatto avanti, ha vinto il terzo set, 2-1 per Andrea Quarta, così come Lopez ha pareggiato il conto con Gustavo Longo portandosi sull'1-1. Gualemi set ball 2-0 Gualemi. Caratozzo l'ha tardato di 10 punti, può ridurre lo svantaggio con questa conclusione. È una delle sue specialità della casa. Bellissimo colpitore il calabrese. E non stavi parlando a caso, no. Ne realizza 8 e porta tutto in difesa centrale, bravissimo Santi. Perfetto, fila di seconda, lunga lunga quasi centro, questa non ha un difetto. Primon molto molto tranquillo in viso, sembra essersi scrollato di dosso, l'emozione ha lasciato fortunatamente posto alla concentrazione. 2-3. Sul largo una bella uscita da parte di Primon che cancella anche lo spondabiglia a stecca piatta. Anche questa assolutamente perfetta. Vediamo Caratozzolo come deciderà di approcciare al tiro, se sta valutando anche l'accosto, se è andato a vederla là sta valutando anche l'accosto. A parte l'accosto è brutto, ma questo era... No, pensavo che fosse andato a fare un giro di ricognizione per vedere quanto costa avesse dietro, se... No, ma sai, un giro di ricognizione sì, probabilmente per vedere se aveva la soluzione di tre sponde. Qui è anche bello il pallino da 3, di lunga lunga. Sì. Uno schema classico dove essenzialmente giochi la gialla anche senza il pallino, spesso giochi la gialla quando la battente è più vicina alla sponda. Di lunga lunga a colla corta fondamentalmente. Si deve dare solo un si po' di effetto. Tanto taglio. Sì, sì, questa. Bravo Thomas. Non realizza il pallino ma porta tutto in difesa centrale, perfetto, bravissimo Thomas, molto lucido. Sì, la giocata... Ora, questa soluzione si vede, però bisogna essere molto concentrati. Sì. Per, ci sono due modi per distribuirla così, o la giochi aumentando il taglio, intanto adesso vediamo come terminano le biglie, va, finisce lungo Santi, o la giochi aumentando il taglio per fare questa sorta di bricolla che porta la palla battente verso il centro, verso il 10, oppure la giochi senza taglio,
e ci va, e vai lì direttamente dopo aver battuto. È più facile andare verso il pallino senza taglio, perché la controlli meglio. Fondamentalmente senza taglio lui... è una mira, è tiri soltanto a far slittare subito la palla, a far ruotare subito la palla battente, quindi si distribuiscono anche meglio. Nella tua praticamente va lungo la sponda lunga in parallelo. Esattamente, batte la corta e va in parallelo sulla lunga al 10. Dandogli il taglio lui è riuscito a guadagnare anche il centro. Mirko! Cioè, hai preso il microfono per parlarci in cuffia, ma loro non sentono. Costo. Il microfono è a pile, sa, no? Sa troppe cose bianchi, non lo possiamo contenere su tutte queste. No, dicevo, il microfono è a pile, levandogli le pile però. Cioè, quindi quando tu fai un ragionamento, stai parlando e tutto, ti può entrare bianchi in qualsiasi momento a spaccarti le orecchie, sì, e mi fermo alle orecchie. Esatto, esattamente lui. Perfetto, intanto... Hai visto come sono politico? Ho detto le orecchie. Assolutamente, anche perché l'orario non è proprio per il re. Che bianco è buono anche a dirti, ci sono 4 giocatori con il gilet rosso, 2 con la camicia blu e 4 con la camicia bianca, cioè è buono a dirti anche queste statistiche. Ma eri solo per noi o anche? Allora siamo in vantaggio, ridila, su 4 su 4 incontri. Con gli argentini 4 incontri in avanti, 1 in pareggio e 1 siamo dietro. Guarda, ti fa tutte le statistiche bianchi, eh? Sì. Caratozzolo. Decide di andarci di 2 a mo' di 3. Ma qui sì, 2 a mo' di 3 cercherà di passargli dietro diminuendo la forza. No, invece l'ha proprio giocata. Però. Che bravo. Sono i 6 punti che fanno malissimo questi a Thomas, perché non ti dico che avesse già pregustato di battere una conclusione frontale, ma secondo me non aveva messo in preventivo di perdere dei punti in questa, sai, questa conclusione. Questa è una palla che sul biliardo nuovo che tende ad ammazzare di più la tua palla dopo aver toccato la contraria. Ti puoi fidare anche ad aumentarla un po' di forza. Sul biliardo battuto la tua quando tocca corre molto di più, quindi non ti preclude questo tipo di difesa che Santi ha giocato magistralmente. Sul pelo di palla Thomas, ma non taglia. Non taglia troppo a destra per guadagnarsi l'angolo. La sua biglia va al centro. E occasione d'oro per Santi, che qui può fare ancor più male con questo sfaccio ed eventuale pallino da 4 dopo aver battuto sulla lunga o lunga corta o direttamente sulla lunga. Bianchi. Ha fatto il sondaggio su questo incontro, i nostri amici credono, l'84% dei nostri amici che hanno votato credono che Caratozzolo si aggiudicherà questo incontro. E qui... gufata reale di bianchi, solo 2. Allora possono essere anche di più votanti, eh? E ieri mi avevi detto che a 100 YouTube chiude il sondaggio. Ah, l'avevi chiuso te? Hai capito? Non ti vagioni. Va bene Bianchi. È strada obbligata, credo, cercare di muovere le acque per Thomas. Eh sì, giustamente. Con questi 3 punti il pallino gira per il biliardo ma non abbatte nessun birillo, si va in parità 41. Tanto risultato molto a sorpresa per adesso,
Paolo Marcolin è sotto 2-0 contro l'argentino De Masi. Paolo deve cercare di migliorare da subito la situazione, deve perdere 4 per andare a casa, ma ne ha già persi 2. Poi si perde la prossima, la impresa diventa titanica. Caratozzolo, che riesce a passare in mezzo a tutto in questa elegantissima soluzione di traversione di seconda. Non la vede? Vede la sponda palla? No, non pensavo vedesse la sponda piglia. Sì, sta tirando accanto al pallino, qua deve anche diminuire la forza per agevolare l'entrata. E addirittura per agevolare l'apertura della palla, scusa, l'apertura addirittura è riuscito ad aprirla tanto. Qui non lo so se l'ha abbassata troppo o se ha dato troppo effetto, fatto sta che ha abbassato la forza e ha dato tanto effetto, quindi questo ha favorito l'apertura della gialla. Vediamo Caratozzolo. Sempre di sfaccio. Caratozzolo. E questo lo precisa perfettamente Caratozzolo. 10 punti in terza passata. Allora, tutti questi incontri, se tutti gli italiani vincono, ci saranno quanti derby italiani dopo? Tutti. 8? Cioè, possono fare cappotto praticamente? Cioè, gioco forza, poi se ne perderà 8 di italiani. Eh sì, 4. 4, sì, perché si va ne... E intanto guarda che bella risposta anche di Thomas, questa raddrizzata a incandelare dal centro, set equilibratissimo, 49 Primon, 51 Caratozzolo. Eccoci, questa non la dico. Ascolta, gli togli quel microfono, lo butti via quel microfono. Oppure, ha detto Bianchi, oppure tutti argentini. Bravo, ti pago cena se gli disattivi il microfono, Fabian Bianchi. Però è il tuo capo e quindi credo che non tu non abbia il coraggio di farlo. Se no lo licenzia, quindi Bianchi è sempre una voce di ferro. Sì, è sempre un passo avanti. Thomas qui nei pensieri sta cercando di capire se scegliere al volo o se andare su uno schema di tre sponde di calcio o di bricolla di parabola. Sceglie per la terza. Delicatissima questa conclusione per Thomas. Sfila via, peccato. La perde sul colpo. Praticamente sì, perché regala 8 punti a Caratozzolo. 10. Ah, 10, ha buttato giù 8, mi sembrava 6. Quindi allora, con questa biglia. Fa su il secondo 7 Caratozzolo, andiamo in pubblicità. All'Acchito, Thomas Primon, un finale un po' drammatico per lui. Ecco questo fastidiosissimo gong che vi invita tutti ad iscrivervi al canale.
e se non siete ancora iscritti fatelo per noi, perché questo gong, sentirlo nelle cuffie, è veramente odioso. E andate a visitare anche il sito billiard1.net a cura della rivista tedesca Touch. È una nuova rivista, è un nuovo sito che cura il biliardo a tutto tondo in Europa, e dove potrete trovare gli aggiornamenti di questo mondiale e anche tante tante fotografie, tanti scatti fatti qua dal padiglione Expo di Calangianus. E Biglia Channel commenterà nei commenti proprio il link del, con il link del sito. billard1.net. Comunque, per non sbagliarsi, almeno se lo scrivi nei commenti, Mirko, almeno possono andare cliccandoci. Eccolo lì, vedete il logo un po' piccolo, bianchi, però vabbè, in basso a destra, soprattutto chi di voi sta seguendo con il cellulare. Arbitro dell'incontro Maurizio Signori, toscano di Pontassieve. Qui una pennellata di Caratozzolo, per un niente non arriva il super capolavoro. E intanto Matteo Gualemi si è portato sul 3-0. Gualemi che nell'eventuale incrocio tra italiani se la vedrebbe con Scorza. Natalino Scorza. Vede palla comunque Primon, non semplice questo sfaccio da buttare in salita. Ma peccato, per un niente, peccato, Primon sfortunato. Non l'ha fatto. 5 punti per Primon, l'aveva proprio presa dalla parte giusta, con la forza giusta. Ha trovato un passaggio millimetrico e proprio per pochissimo non ha fatto il pieno. Ballotta 2-0 su Martinotti, eh? Bravo Flavio. Clientaccio Martinotti, eh? Santi si fida. Sfaccio. Mamma via, mia. Addirittura lo sfaccio di mamma prima. Mamma mia, Santi. Mamma mia, da manicomio questo sfaccio. L'ha agganciata perfettamente da filotto di prima. Fantastico, Caratozzolo, in piena luce. Sì, questa è davvero bella. 13-12. Nel two box potete apprezzare il replay della conclusione di Caratozzolo. E di Garuffa sempre Primon, ancora dentro il castello. 2 punti per Primon. Vabbè, che non molla. Stavo pensando a quell'errore in chiusura prima, 49-51 di Thomas. È strano il fatto che abbia scelto proprio questa parabola su una, vabbè, lo scivolamento del tavolo ormai lo l'abbiamo detto tante volte, non so perché. Proprio innamorato di quella strada. Non difende Caratozzolo, traversino a disposizione di Primon. Qui dalla grossa girare abbiamo visto molti problemi per tanti per portare questo tipo di conclusioni sul castello. Non stavo parlando a caso, vediamo se è la quarta. Prendendo la più grossa chiaramente fa un po' più strada la gialla. Si è preso questa anche possibilità in più Thomas, che realizza 10 punti. Però da come era partita sembravano sviluppare, Gianluca. I primi due passaggi sono stati a vuoti. A sì, vuoto. In effetti abbastanza strano. 0-0-8, eh? 0-0-2-8. 0-0-2-8, sì. Giro per Caratozzolo che non fa una piega. Realizza 4 punti. Caratozzolo
particolare del ponte. Attenzione, trova rimpallo, non si salva Primon. E Caratozzo ha a disposizione un traversino con la possibilità di arrivo anche a pallino. Erano due, sono diventati sei dopo lo sbirillo. Comunque ottimo controllo da parte di Caratozzolo, che interpone proprio il pallino tra le due biglie. Si era presa proprio piena, se avesse presa leggermente più scarsa si sarebbe spostato con questo colpo verso l'angolo in basso a destra con la battente. Sarebbe andato più nell'angolo Gianluca? No, o più al pallino. Più al pallino, ah, ecco. Faceva lunga, lunga, ranversé, corta, lunga. Sì, infatti, quello che ti volevo chiedere. Sì, sì. Sul nuovo è lì l'arrivo, quando sì, il pallino è in quella coordinata lì 8-8, 10-10 è lì l'arrivo. Di Bricolla, bella risposta di Thomas, vediamo se è fortunato con il fine corsa, se anche a lui il pallino gli viene incontro. Qui proprio i minimi, e purtroppo per Thomas non riesce a salvarsi, non aveva interpretata bene. E giro a disposizione di Caratozzolo. 27-22, conserva 5 punti di vantaggio Primon. Giro ad andare leggermente avanti, bravissimo, che steccata gli ha partita. Non si allunga, perché si allunga lascia qualcosa, ma direi che è perfetta. No, lascia qualcosa di girone o di gancio. Una buona opportunità per Thomas. Sì, ce l'ha di fianchetto. E che bravo Thomas, la centra perfettamente. 6 di Castello, 3 di pallino in difesa regionale. Ottimo. Facile con la guida Thomas. Sì. Gualemi in piena luce, avanti 3-0 e avanti anche 32-3 nel quarto set. E Paolo Marcolin 22-17 nel terzo, anzi purtroppo 32-17, sono stati segnati ora 10 punti a De Masi. Mamma mia, dove va quella gialla di Paolo? Meno male, stava bevendo. Paolo, addirittura degli amici che hanno preso l'aereo al volo per vederlo giocare. Tanto Primon ci riprova con fianchetto passando all'interno del castello, ma la intercetta di prima, la sua salta in mezzo. E non è una buona notizia, visto le medie colpitura che sta mantenendo Caratozzolo. Questa non è banale, No. Che la deve stringere, se gioca la stretta la deve riuscire a contenere il rientro poi. Decide di giocarla di tre. Fa 10 di tre qua. Corse. Bravo, favoloso Caratozzo. È spaventoso a colpire Caratozzo. Incredibile. Spaventoso. Qui vediamo se Thomas la ributta sul misto o se prova anche lui ad attaccare. Decide per l'attacco. Thomas l'aveva presa anche abbastanza bene. Un atomo scarso. Due punti di seconda passata e il rimpallo non credo che lo favorisca. Che vede lo striscio, proprio anche arrivo pallino. Sì, davvero. Caratozzolo.
non buone notizie per Primon. Si deve stare attento. Se la, deve se la spinge fino al pallino la deve trattare un po'. Sì. Non so se la gioca a spingere o la gioca deve giocare un po' a trattenere. Sì, l'ha giocata a trattenere. Sì. Bravo, Santi. Santi le sa veramente tutte. Santi le sa, come si dice. È entrato in postazione di deltaplano. Un deltaplano, sì. Che cosa, che bestia? Che animale è? Un moscone? Moscone, meno male. Parità 38, gancio. Gancio per Primon con mono con la guida di quel pallino. Bravo Thomas. 4 punti, bravino. Vediamo dove arriva la gialla. Non arriva dietro al pallino, rimane lo stesso, una bellissima conclusione da parte di Primon, soprattutto dopo aver subito un 10 e un 6. Resta avanti a 42-38. Forse non ha cancellato neanche la caruffa Gianluca, sai. Il gancio mi sembra la scelta più difficile rispetto a alla raddrizzata, allo sfaccio, se la vedo la garuffa. Sei d'accordo? Sì. No, ma la vedo, vede palla. È che se rimpalla. Però sai, vai verso il pallino, quindi quando hai il pallino di fianco, l'abbiamo detto più volte, quando hai il pallino di fianco e devi sparare l'effetto verso il pallino, non glielo spari. Un po' di paura ti viene. Anche con una meccanica perfetta come quella di Santi. Ti viene paura poi dopo di uscire troppo a destra e quindi non esci proprio tutta a destra perché un po' di paura di toccare il pallino e tirarlo in mezzo al tavolo ce l'hai. Sì, anche perché se esci e poi succede che fai il tiro. Sai quanti sono bevuti? Importante opportunità per Thomas, questa la deve trattare al meglio. Questa biglie sono vicine dalla grossa, uno sfaccio e deve avere il cuore di mirare 4. Più grosso possibile e sparare. C'è vediamo, vediamo se gli mantiene la linea. Che bravo Thomas, fa voloso Thomas Primon, tiro più bello dell'incontro fino a questo momento. 12 punti e difesa centrale in un momento critico della partita. Questa è una meraviglia. Guilemi a quant'è? Ha finito Guilemi con 14 punti. Attenzione, biglia libera per Primon. Cercato la divisione sulla finezza per fare il pallino da 3 e scappar via, non c'è riuscito Thomas. Sceglie l'acchito Thomas Primon. Noi preghiamo la direzione di portarci il fucile in cabina di commento per cercare di eliminare il moscone. Partito Biondi, preso. Che classe, ho eliminato il problema che incominciò a essere un po' un elemento di disturbo importante. E chiude Primon, grande fine set per lui. Con Biondi non si scappa. Pubblicità per noi dopo replay. We'll be right back.
in pausa audio andiamo anche noi qualche minuto, voi godetevi gli highlights di questo incontro. All'Achito Santi Caratozzolo per goderci questo quarto set. Thomas Primon c'è, l'ha ampiamente dimostrato in questo set appena concluso, arginando, riuscendo ad arginare un Caratozzolo praticamente perfetto. Sì, perfetta rimane quella conclusione prima di Caratozzolo su quello sfaccio di l'uomo di tre di colpo, intanto scusa, quello sfaccio forte. Poi il tiro che ha girato completamente questo set è stato quello sfaccio a biglie vicine di Primon, dove ha realizzato 12 punti. È una meraviglia, modo fantastico tiro. Santi, vediamo se continua con le sue medie impressionanti davanti. È partita un'altra steccata maiuscola. Ha uno sgancio sulla palla che è meraviglioso. Fine corsa, dalla mimica di Caratozzolo, secondo me. Vedete la particolarità di Thomas, per vedere le biglie a filo birillo mette la testa sul tavolo. Secondo me la vede. Sì, se la vedesse parabola un pochino lì, quel 4 lì non... Ma se parabola il 4 non diventa proprio semplicissimo. Ah, se la prendesse troppo piena, dici. Si deve prendere proprio pieno. Però qui secondo me ha tutto tiro. Addirittura ce l'aveva a spostarsi. Vediamo se arriva il rientro per il super strike. E arriva 16 punti per Thomas Primon. Fantastico Thomas Primon, nelle ultime due esecuzioni frontali ha fatto sono in pausa, Marcolin e De Masi sono in pausa, 2-1 per De Masi, ha accorciato le distanze Marcolin. Intanto
Intanto qua Caratozzolo, quarta, ha vinto il suo incontro per 4-1, allora sì, sì, contro Freddy La Rosa. Ancora un'occasione intanto sul tavolo principale per Thomas Primon. E ancora filotto per Thomas. Ancora... Vediamo se ha ancora strike. Due strike consecutivi da parte di Thomas Primon. 28-2 tiri Primon. Tre filotti successivi. Lo sfaccio di prima da 12, poi un 16 e poi un 12. Beh, no, ho fatto peggio, eh? Sì. No, diciamo, è difficile far meglio, che è diverso. Bravo Thomas. Pallino da 4 per Caratozzolo. Un giro. È un giro primo puntato, così com'è, ad andare leggermente avanti. Tanto giro da 10, 38 in 3 tiri per Primon. 12.3 di media tiro. Dieci in sequenza. Vediamo se riesce subito a rispondergli ai Santi. Caratozzolo, 7 sponde per cercare poi questo. La steola, c'è anche questa. Vediamo quanti sono, 6 per Caratozzolo. Perfetto Tati. Ma davanti, ragazzi, mi sembra un loro agio. Può fare anche meno birilli, ragazzi. Prossimi li invalidiamo. Mandiamo lo Strator, Fabian. Buono anche questo, un'ottima forza impressa alla battente da Primon. Sì, ha badato a prenderla di 3, il rischio era poi di prenderla di 2 e lasciare contraversino. Io socio ti dirò che personalmente, per esperienza, non so se avrei dato questa forza a quella posizione, l'avrei diminuita, perché lì su una percorrenza così lunga prenderla di 2 è un volo. Intanto Andrea Martinelli avanti 2-0 contro l'argentino Menghi. Cioè, mi tutelerei sul pelo della palla, anche perché con la battente che parte così distante dalla prima lunga, gioco forza lo devi aumentare un po'. Sì, ma guarda, infatti, se hai visto, lui non ha seguito, cioè tu avevi disegnato una traiettoria. Tanto al volo Primon, il rosso da solo, da fantascienza. 16 di raddrizzata, 12 di sfaccio, 10 di giro e 10 al volo. In totale 48, 4 marcature che avrebbero fermato un treno in corsa. Santi in apertura per vedere di non perdere se non il pallino. Questo è un record, adesso non so, questo io non l'ho mai visto una roba del genere. Sinceramente 48 punti in 4 marcature anche ai tempi del miglior cannibale non me le ricordo. Anche Marcolina, mi stava dicendo Mirko, nel terzo set praticamente non ha fatto un giro a vuoto. Mm.
tanto a incandelare dal centro, l'apre troppo Caratozzolo. Di reazione di Marco Lin importantissima, come chiedevamo al nostro portacolori. Qui Caratozzolo non c'entra, ma qui con lo strike è abituato, e allora sarebbe record davvero. Sì, ci sarebbero 5 marcature se fa strike, media 12. Thomas, un po' pochi, solo 4. Nel frattempo l'ha condotte perfettamente, una colla la sua e colla praticamente anche l'altra. Sì, adesso gli sta partendo veramente il braccio con una qualità a tutte e due, veramente. E qui Caratozzolo deve forzare. Perde il controllo delle biglie. Non realizza nessun punto e concede a Primon un giro con la scomodità di avere il castello ad ingombrare per la formazione del ponte, che farà chiaramente prima del castello volante. A parificare. E chiude Primon. Mamma mia, che set. Quindi Primon sulle biglie frontali in questo set ha avuto media 10, perché sono 6 steccate, una da 16, una da 12, 2 da 10. Nelle marcature, quando ha marcato, ha fatto media 10. Vabbè, ci pensiamo. Pubblicità. Tutto in parità, grande set, meraviglioso set da parte di Thomas Primon. Io, socio, ti dico, non penso di aver mai visto cotanta cosa. Sì, davvero strepitoso Primon. Un set così te lo puoi solo sognare. Manda pure lo Strator, Fabian, per cortesia. Te lo puoi solo sognare, un set così, E non si salva sul duomo di tre di risposta all'Akito. E generalmente da quel sogno lì ti svegli quantomeno sudato. Sì. Che fondamentalmente è: quanto vorresti fare su questa biglia? Ma c'è il pallino da 4, è addizzata a 16. C'è lo sfaccio, non c'è il pallino. Quanto vorresti fare? 12. Al volo 10. Di più non si poteva fare. Eh no. Incredibile. Andiamo Thomas. Andate a vedere la direzione sul pallino. Del pallino. Sì. Peccato, perché il pallino non gli sposta così tanto la sua biglia, che aveva badato a parcheggiare vicino all'angolo. Comunque, alla fine, se ci pensi, Gianluca, questo match è girato su, dopo quel gancio di Primon, Caratozzolo ha alzato, poi è venuta quella palla da 12. Però bisogna che tu la smetti di pensare quello che penso io, perché stavo pensando esattamente la stessa cosa. Tanto sempre con un'ottima qualità,
Kratos lo trova rimpallo, buon per lui che rimpallo gli porta in dote altri 4 punti di pallino, in totale fanno 6. Allora non sono sicuro che avesse la garuffa, non sono sicuro che avesse la garuffa, perché il pallino l'aveva subito. Io ho provato a disegnarla, c'era. Non lo so, Nico, il passaggio allo strato. Sai, era una condizione di punteggio, erano 42, erano 38 pari prima che tirasse Primone, intanto Primone trova la strada del rosso anche di Spondabilia. Primone prima di tirare il gancio era 38 pari, ha fatto 4, è andato 42-38, la stava tirando 42-38. Se avesse avuto la garuffa e lo spazio c'era per riportarla fuori il pallino da 3, insomma lì se l'avesse avuta poteva tenere anche il gioco un po' in stand by Caratozzolo. Sì, è vero, è assolutamente vero, l'abbiamo detto anche tante volte, stai parlando di giocatori Caratozzolo uno su uno dei che hanno un'abilità talmente alta sulle che palle che limitarla giustamente. No, ma anche contingente all'incontro, nel senso sta aveva tirata fuori, certo. Sì, sì. È un errore. Poi magari finalmente dopo qualche steccata Caratozzolo poi dopo giustamente anche se la sbaglia non deve essere troppo rammaricato, perché poi sa di prendersi un rischio, sa di prendersi un rischio, però tante volte quell'abilità lì lo toglie dai guai in molte situazioni, e forse sono più molto di più le volte che l'ha tolto dalle situazioni difficili ananziché che quelle qualità gli abbiano fatto perdere il set come in quel modo. Intanto Caratozzolo bravissimo, un traversino di calcio dove realizza 10 punti. E qui pallino da 3 che è quello per Thomas. Gira tanto, allora lo cerca proprio dalla lunga per scivolare con la sua verso la buca. Il rischio era questo. Sì, però è il punto più equilibrato della palla, perché non corre mai più di tanto. Vediamo se Caratozzolo continua a tenere bassi i toni, tirando un pallino da 3 di giro stretto, proprio la forza del pallino, arrivandoci da dietro. Oppure se gioca qualcos'altro, tipo l'angolo, come mi sembra orientato a battere. Quattro punti. Sì, secondo me questo l'ha tirato perché sapeva di mettere il pallino, poi esatto. Il pallino non ha badato a farlo, chiaramente. Era semplice, il pallino era più semplice, però sicuramente il ragionamento che il pallino è una posizione di giro, tipica posizione che si lascia su questo angolo. Ma se che bello, gliela schiacciettino dalla lunga, andare dietro al 3. Sì, non e è a sfilare in buca con la bianca, eccola qua. Bravo Thomas. Addirittura è stato troppo bravo. Addirittura l'ha fatta stretta. Questo è un tiro che mi piace moltissimo. Cappello di prete? No, pallino da 3. Sai, però siccome non l'ha giocato prima, quindi e non sarebbe un'ideaccia anche il 3 per Thomas, credo che scelga quello. Sì. Sì, si mette davanti, anche perché il pallino è andato proprio sulla traiettoria del giro, esatto, più che altro per quel motivo lì. Vero che non dovrebbe averlo fatto dall'ombra, vero che ha poi l'angolo, sì, però insomma tra tutti i tiri che posso perdere l'angolo è quello più complesso, cioè almeno gli do da lavorare. Vedi, non sto parlando a caso, questa è una bella esecuzione, ma 2 punti, fa il pallino da 4 Caratozzo.
questa però è brutta. Perché la devi rischiare di tenere, per incrociare devi spararla fuori. Secondo te questa è meglio tirarla o lasciarla tirare? Questa palla qua, lasciarla tirare, secondo me ha delle medie. Tirava stretta e mi trovo d'accordo, perché quel pallino poi lo può proteggere dalla garuffa. Sta tirando essenzialmente una messa forte, sì. Si tirava stretta, infatti. Se riesce a portarla dentro, bene. Che è vero che è stato tanto intolleranza Thomas, Sai che a quel punteggio lì, so che sembra blasfemia tirare di calcio, però su una palla così, ma guarda, io sono più contento se mi tirano questa anziché il calcio. Sicuro Se vedo tirare il calcio incomincio a preoccuparmi, se vedo alzare la stecca non mi preoccupo. Lo so che è brutto, vedi palla, però fa parte proprio di quelle posizioni tanto difficili sulla palla davanti. Chiaro che dipende dalle situazioni, dipende dal punteggio. Oh ragazzi, Marcolin 2-2, grande 61-14, il quarto set. Primon, vediamo Molino, se riesce a evitare il rimpallo. Speriamo che abbia trovato la chiave sotto lo zerbino. Non difende. Thomas Primon, è buona opportunità per Karatsov adesso di allungare ulteriormente. Questo non me l'aspettavo. No. Qui non gli è partito il taglio. Perfetto. Può succedere sullo anche... sfondo, guarda, c'era. Si vedeva Peters, quello che proprio ha giocato ieri l'ultimo incontro commentato sul nostro tavolo, proprio contro Karatsov. Eccolo lì. Sponde palla per Primon. Qui un po' di rammarico per Thomas, che poteva fare meglio da un punto di vista offensivo ma anche difensivo. Era una bella occasione per rientrare, sì, per Thomas. Esatto, questa, non era questo punteggio uno sponde palla probabilmente da tirare in garanzia. Bisognava prendersi qualche rischio in più. E giro per Karatsov, 4 punti. Fanno aumentare il vantaggio del calabrese di 24 punti adesso. E qui vediamo se gli lascia andare il braccio. Parte vuota. Largo. No, ho preso il vuoto. Fra Steola, ma le Steola in non tabella si non si marca. Poi una Steola, diciamo, abbastanza girabile, sì, no, con la risponde dal momento che non ha attaccato la sua, insomma, è facilmente aggirabile questo problema da parte di Karatsov. Vedi quello che ti dicevo prima dell'altro. Sì, no, ma infatti guarda, poi non ho finito di dirtelo. Rispetto alla traiettoria che tu avevi disegnato, la tresponde prima di Primon si era presa una battuta molto più bassa, Non l'aveva giocata così di mezzo effetto. Era partito dall'alto con tanto effetto. Poi
Ma è corretto, perché bisogna tagliarla di più, perché soprattutto sul biliardo battuto, il nuovo lo fa un po' meno. Il biliardo battuto perde taglio con le... Tanto scusa, su questa bricolla, su questa due sponde di mezzo effetto, credo che lasci qualcosa. Questo potrebbe essere il tiro fondamentale. Pensavo la vedesse di più, eh. Qui a rischio, non deve mai rimpallare, se no è di fisso. Ah, bella, questa è la presa migliore di questa palla, assolutamente. O perlomeno pensavo che fosse più lungo, e per questo che ti ho interrotto, scusa. Ma ti dicevo, per farlo capire quel concetto lì, di solito a me capita di parlarne quando vedo i giocatori un po' meno esperti che provano il biliardo sull'angolo 50 dall'angolo, cioè mettendosi la palla. Tanto striscio, no, per... sentivo delle, erano dei ritorni in cuffia, e quindi per far capire proprio come la palla più fa strada prima di arrivare al contatto con la prima sponda lunga e meno prende effetto, quindi tende a chiudere. Sul biliardo nuovo questo succede un po' meno, perché il fenomeno dello scivolamento chiaramente è più accentuato. Tanto facciamo un piccolo riepilogo dei risultati, Fabian, dopo aver visto questa conclusione in passaggio difensivo per Caratozzo. L'avanti 2-0 Andrea Martinelli contro Lautaro Menghi, 2-2 l'abbiamo detto poco fa, di Marcolin con De Masi. Avanti 3-1 Flavio Ballotta contro Leandro Martinotti, ma è sotto nel quinto set per 30-4. 2-2 tra Lopez e Longo, Natalino Scorza, e avanti 2-1 contro Alberto Cabral, ma Cabral è avanti nel quarto set 18-4. Poi statistiche e curiosità a cura di Mirko Bianchi. E gancio Birillo per Primon. E Birilli Rossi a carico di Thomas Primon. Bel gancio ancora per Thomas, che però adesso è attardato. 37-19, risalito in cattedra Caratozzolo in questo quinto set. Gancio anche per Tati, altrettanto bello, anzi. Da un punto di vista difensivo, ancora anche molto più bello. Sì. Tanto l'azzurro Marginesu a seguire le sorti dell'incontro e cercare di trovare la concentrazione per l'ottavo di finale. Aiuto, questa sfila via, e con questa conclusione secondo me sfilano via anche le speranze di poterlo rimettere in ballo, questo quinto set che è stato sempre ad appannaggio fin dall'inizio di Caratozzolo. Diciamo che la parabola è il tiro che ha capito un po' meno, no? Sì, perché fondamentalmente è stato quel tiro che ha sbagliato nel secondo set, che dopo che aveva rimontato set. Anche se Tati per adesso ha perso un po' la strada del filotto, sì, ma se ne era accorto subito, se vedi il replay come ha tirato, si è alzato in piedi perché aveva capito che non era, è andato a ridare un occhio al punteggio al volo per capire se quattro punti, insomma. Vedi, andato subito a vedere. 47-19. E Primon realizza 8 punti sullo sfaccio. E si rimette a meno 20. Un errore che mi è costato caro solo in parte, un errore che praticamente ha accorciato il match,
ha riportato con questa conclusione a 20 la distanza, ma un'altra opportunità per Caratozzolo. Il striscione, 4 punti, si prende anche l'impatto col pallino, totale sono 7, 54 per Caratozzolo, che doppia il punteggio di Primon, si mette a meno 6 dal 3-2. Eh sì, oltretutto c'è Steola, quindi sarà molto difficile per Thomas trovare il bandolo di questa matassa, della matassa del quinto set. Tanto vediamo se ci sono dei risultati dagli altri tavoli. Andrea Martinelli a 54 contro i 39 di Menghi, quindi potrebbe andare sul 3-0. 2-2, come abbiamo già detto, tra Marcolin e De Masi, Marcolin in grande recupero. 3-1 di Ballotta su Martinotti, 30-34 in favore dell'argentino nel quinto set. Lopez e Longo sono sul 2-2. Scorza avanti 2-1 su Cabral, ma sotto 18-4 nel quarto set. 18 pari. Caratozzolo realizza 3 punti e sai cosa gli tira? Gli tira la fucilata di striscione, secondo me. Levo, secondo me. Ma sembra dura. Duro tutto, soprattutto è duro perché il punteggio con quel pallino che è enorme, in qualche modo potrà sempre prenderselo Caratozzolo. Passa a fare striscia, doppio striscia, eccolo qua, o 7 chiaramente. Bravo Thomas, ci voleva proprio una fucilata, non è che sia andato, no, potrebbe tirare anche la carambola di pallino, sì, a girare. Messa anche bene. Messa con le mani. Caratozzolo ritrova la strada del filotto. Gli dà ancora più convinzione per il set successivo. Tra poco vedremo il sesto set. 3-2 avanti Caratozzolo. Pubblicità. All'Acchito, Santi Caratozzolo 3-2 in suo favore. Da 2-0 a 2-2 e poi il risveglio del vice campione del mondo. Giacomo Marginesu in posizione di yoga. Mezza garuffa per Primon. Non taglia a sufficienza. Lunga. Eccolo lì. A cercare concentrazione Giacomo Marginesu. Pensate, cosa ti andrà nella testa? Cosa penserai prima di giocare a un ottavo di finale di un mondiale? Non capita a tanti, eh? No.
sicuramente è un qualcosa che ti porti, se non sei uno dei top player, insomma, e sei un bravo giocatore, ma nella norma, anche un po' più in alto della norma, ma te lo porti per tutta la vita. Da raccontare ai nipotini. 4 punti per Caratozzolo sul giro. Vediamo se si corregge. Il primone sulla garuffa precedente non è stato molto preciso. È un largo che piace rispetto a quello precedente. Anche se non impedisce la strada della garuffa. Mezza garuffa. Mandiamo lo Strator, Fabian, a cadere un mezzo taglio. Presa di palla sul largo, difesa trasversale, 3 sponde di calcio per Primon. Sul largo qui deve fare molta attenzione, perché questa conclusione ha tradito molti. Sempre sul largo li ha traditi. Soprattutto allungando le forze. Qua gioca di misura. Inizia 4 punti, ma qua gli è partita lunga. Una via di mezzo, fondamentalmente. Sì, infatti non soddisfatto Primon della conclusione. Traversino. Di 3 passate a girare di 7, probabilmente tensione, non trova tanto colpo come abbiamo visto più volte. Non l'ha giocata a girare di 7, l'ha giocata girare normale di 3, perché aveva tanto angolo. No, è un brivido sulla schiena di Caratozzolo, perché questa è passata sul 4 della Goriziana. Faccela vedere al replay questo incrocio, ma dall'alto voglio vedere la diagonale, per cortesia, Fabian. No, era molto bella di 3. Sì. Sì, ora non è passato sul birillo abbattuto, se no quel birillo poi sarebbe stato portato in giro, anche se abbattuto. Un giro a trattenersi lì, ma mi sembra un po' stato... stato larghissimo. Così. No, infatti volevo vedere se bisognava chiuderlo, ma fisso per Primon, solo 2 punti, vediamo dove termina la bianca. Meno corre meglio è per lui, ma a disposizione traversino per Caratozzolo. Caratozzolo sfrutta forse bene questa occasione con 12 punti. Qui ha badato al sodo Caratozzolo. E ha fatto bene. Come era giusto fare, assolutamente. E si guadagna questi canonici 20 punti di vantaggio che aveva anche nell'altro set, che poi alla fine è riuscito a vincere nel precedente set dalla grossa in contenimento di una sola lunga. Fatto col pallino poi, che è molto fortunato. Resta di stucco barba trucco questo impatto. Ma l'ha fatto di 4 o pallino l'ha fatto di 3? Scusami, vai indietro. Ricalciando la sua con l'altra, di 4 dovrebbe essere.
Fai vedere il replay, Fabian, quando puoi. Arriva la sua, calcia e va a pallina. Ah. Abbiamo la forza. Mica male, eh? Se queste cose non le sai, salli. È vero, è vero. No, stavo pensando a quel fisso che ha giocato Thomas. Ah, ma ecco perché ero ingannato. So, ci avevi sbagliato di un diamante la linea del giro. Adesso stavo pensando, l'avevi disegnata da qua, così. Mm. Eh no, quel giro lì è impostato così. Quando è distante è meno di 20 la diagonale che serve. Ti sei confuso nel tracciare la linea? Sì, ora sei un Di traverso. No, ma perché pensavo, dico, ma che proporzione ha preso? Lui l'ha disegnata che era quasi dritta, poi adesso sta... No, penso che non abbia valutato però l'ebrea lì. Bravo. Perché bravo. Il calcio di traversino d'effetto a tenere... Era il secondo finale, me era la meglio, era la miglior soluzione. Era il finale del mio discorso. Mm. Quella non l'ha proprio valutata, Thomas. Ti ho detto del fatto della diagonale proprio perché pensavo all'Evrea, dico allora. Poi mi sono e qui sullo stretto per il pallino da 4, perfetto, Caratozzolo. Lucidissimo, con questa forza, bravissimo, Santi. E qui si vede un po' di bilia, può ricavare lo sfaccio di una passata. Primon. Adesso i ritmi dell'incontro si sono abbassati molto. Intanto avanti Longo 3-2 su Lopez. Sai che attenzione, che è successo? Mi sono distratto un attimo. È una raddrizzata veloce? Sì, preso. Veloce la tira. Ma si è preso un po' di rischi qui Thomas, è un po' più Thomas, di un po' con tutto il bene che ti vogliamo. Ma non ho capito perché non l'ha tirata di un passaggio. Che non faceva il pallino da 4, capito? Ma può perdere sul colpo se qualcosa gli va male. Non si è messo neanche male. Deve giocarlo di un passaggio, ma stando su quel 2 lì. Sta sul 2. Fondamentalmente. Bravissimo. Caratozzolo l'ha tirato 2 e l'ha tirato anche molto molto bene. Ha avuto pazienza, bravo Tati. Ti dicevo, guarda, una bella notizia, Scorza avanti 3-1, ha vinto il quarto set, quindi ha un solo set dal passaggio del turno natalino. Poi Longo è avanti 3-2 e adesso Lopez ha bevuto 8 di 2 a mo' di 3, prendendola davanti. Mi sa che è arrivata una bella notizia perché è arrivata una bevuta di De Masi con Marcolin. Anche perché De Masi era a 54. No, o ha chiuso. No, non dovrebbe aver bevuto, perché se li segna Marcolin. E Marcolin ora tira la gialla. Dovrebbe avere un giro. Vedi, Longo ha fatto anche altri 10 sulla bevuta di Lopez. Quindi 18-0 per Longo. Marcolin giro stretto, vediamo quanto si è portato. Dovrebbe essere 54 pari o 54-50, non mi ricordo, o 52 pari. Sì. 54-46 chiude De Masi doppio angolo e si va sul 3-2 per l'argentino. Ritorniamo intanto sul tavolo principale. E 3-0 di Martinelli su Menchi. E
qui. C'è ancora il margine per giocare di calcio. Io con quel pallino lì la gioco di calcio all time, perché sui birilli la sua corre un po' meno, viene, può allungare un filo l'altra, la sua corre un po' meno, viene nella zona d'angolo, e l'altra può andare anche dietro al pallino. Sì, poi la controlli meglio, controlli meglio perché è una presa di palla più, più grande, quindi ti si ferma un po' più la tua. Giocato bene anche la Z, è un po' più insidiosa sicuramente la Z. Io ti dirò, guarda, visto che parlavamo di palle, con le palle che useremo da, da adesso, che stiamo già usando, quelle non sì, sono più facili. Sì, sì. Cioè, non è che mi è tornato simpatico il tiro, però soprattutto sì, quelle dove non hai la soluzione di calcio o non c'è la proporzione di calcio, anche i filotti, quelli sai di una passata, i filottini che sulla posizione di passaggio, mai tirati di una passata a filotti, gli ha preso lo scemo adesso, cioè. Pesa la fame. Voi dovete sapere, adesso sentite il tono di Nicola, che è molto dimesso eccetera eccetera, perché quando ha fame lui, ve lo dico in toscana, ha via a essere nervoso, e qui qui Primone rimane carico di un fisso, quello che la fortuna gli aveva dato qualche tiro fa. Fisso adesso arrivo pallino 3 anche. Vuole andare avanti o tornare indietro? Meglio tornare indietro, meglio tornare indietro, perché ad andare avanti se ti si avvita un po' poi ci rimani male quando butti giù il birillo con la tua, No, se dai il taglio difficile, però è successo, in tempi non sospetti. 43 Caratozzolo, 27 Primone, il pallino questa volta si è messo sulla direzione del giro. Quindi quindi Primon qui o pallino 3. Girone a tornare poco indietro, se no la sposta sul rimpallo. Però rischia di pagare il traversino sull'impatto con il pallino. Lo arrivo girone. Passo non si può dire. Tanto 34 a 11 per Longo su Lopez. Ma sentiamo la curiosità di Bianchi. Sì, è meglio non dirla, Bianchi, perché che te fermi anche i treni in corsa, sì, con, e con poi il più, pensiero più che altro ti aspettano all'ingresso stasera. Sì, sì, lo dice il tabellone, ho visto. Cerca di scappare nel quadrato superiore con la sua biglia Caratozzolo, muovendo poco l'altra. Sì, dirai Mirko, è un'evidenza. Mi stava facendo vedere Mirko il tabellone dove diciamo che una sua considerazione è quasi matematica, ma noi, visto che siamo scaramantici, sì, non la diciamo. No, la drizzata per Thomas. E questa c'è fuori, 10 punti Thomas, si mette a 40. Ha messo tutte le cose a posto. Questa bella, quattro lunghe. Andiamo al replay perché vedete il doppio passaggio sulla mezzeria della palla battente prima che arrivi l'avversario di secondo. Questo si ottiene con poco effetto e ci vuole un angolo molto alto, se no spesso si toccano nel centro.
L'incontro successivo ci stanno dicendo che avrà inizio alle 16. Quindi la bella notizia è che potremo nutrirci. Sei contento, socio? Notizia fantastica che mi dà un entusiasmo infinito. Sì. Bricolla per Primo. Questa scappa via. Attenzione. Un abbaglio per Thomas sulla battuta. Secondo me gli è partita anche un po' veloce. Poi non ho capito se ha dato la forza di misura. No? Sembra la forza di misura. Sì, dove è, dove è finita? Ha toccato la corta, è tornata su. Allora la lunga. La forza di misura lì è che non arrivi a toccare la corta. Secondo me è diventata larga perché gli è partita lunga. Ci sta. Tanto larga, perché però a momenti la prende subito. Importantissimo questo sfaccio per Santi, che fa volare via il filotto. 10 punti per lui. Si porta a quota 55 a soli 5 punti dagli ottavi di finale. Mi dici chi va a incontrare uno di questi due giocatori? Le possibilità, chiaramente, per cortesia, Mirko. No, ce lo dovrebbe aver già risulta il... No. Parte alta del tabellone, l'avevo a mente. Tanto Thomas perde la strada dei birilli anche sulla garuffa. Vincitore di De Masi e Marcolin se la vedrà con il vincente di questo incontro. Ma accoppiamenti già fatti ci sono, Mirko? Rizzo Marginese. La parte alta del... Infortuna Capote. Quarta ballotta. Marchioretto Christoffersen. Diegues Torregiani, derby argentino. E poi Gualemi aspetta il vincitore tra Scorza e Cabral. Candela per Primon. Grande possibilità di rientro per lui. Sì, questa è una buona occasione per... Sfila via larga, difende. Ma tutto sommato... Tutto sommato non è andata male Gianluca, no. Però anche qua stesso discorso. Un rischio se lo poteva prendere. Sì. Cioè va bene, lo scolastico va bene, ma ci sono momenti in cui... un piccolo rischio sul grosso, fare anche due ma ficcata lì dietro, un birillo su quella candela, perché se fai otto su questa garuffa quell'altro esce di candela. Se fai otto su questa candela quell'altro esce di garuffa al contrario, ma va bene, hai no, però siccome è torta, capito, sì, può uscire, può uscire sia di raddoppio oppure può uscire di striscio, sì, cioè sì, nel sì, senso. No, perché hai detto... Sì, ho sbagliato a dire candela, sì, sì. Il concetto era... E qui se non fa steola su questo striscio. Ma la sua dove se la mette? Se la mette... Striscio. Deve giocare la gialla, però... Che punteggio intermedio, giocare lo striscio, arrivo a pallino da tre, bellissimo. Solamente che se non fa steola, poi quell'altro pallino da tre te lo trova. Quindi è per questo che è obbligatorio per Primone fare steola. E male non viaggia davvero. Se la guarda fino alla fine, Tom. Te l'ho detto, vedi, se non fa steola poi ti ci tira la bomba sul pallino da tre. La bomba. Ma... Ora, non è messo benissimo perché è proprio... Però
bello questo tiro, sì, bellissimo, sì. Abbiamo sottolineato poco perché eravamo concentrati sulla stella. Se fa il 3 si mette a 49. No, peccato se fa 3 gli si mette dietro. Sì, quello sì, a 49, fatto. Chiaro, mettendosi dietro. Ma sai che non lo guarda? Il 3. Tiro pallina da 4. Aiuto. Aiuto. Qui l'occasione Primo ce l'ha. Spara nella scalza, se fa 10 e pallina da 4 di ritorno chiude. Ah sì. Ah sì. C'è. Fatto che... E quante volte l'avrà fatta anche? Filotto c'è, non c'è il pallino da 4. Attenzione, attenzione. Guarda un po' se avesse fatto il pallino Gianluca. Sì. Avrebbe chiuso. Che la strada della gialla era pulita. E qui. Un po' di rammarico per Thomas, che alla fine forse perde a 58. Vabbè. Sì, a 56. Traversino di chiusura per Santi Caratozzolo. Chiude Santi. Continua l'avventura mondiale del vice campione del mondo e si ferma qua quella di Thomas Primon, arrivato dalle qualificazioni, però assolutamente un mondiale positivo per Thomas, una partita positiva dove ha sicuramente segnato un record, una delle partite più corte che abbiamo mai visto, anche come dal punto di vista di realizzazione nelle palle davanti, ha realizzato nello stesso set 16-12, 10-10, 4-8, quindi una media veramente spaventosa. Oggi ho la camera messa in un altro modo, però va bene, è dall'alto. Nicola chiaramente sta andando in postazione di intervista per prendere due battute a caldo tra questi giocatori che si stanno scambiando qualche parere. Addirittura erano abbracciati, c'era Caratozzolo con il braccio sulla spalla di Thomas Primon. Nicola sta arrivando con Primon e allora eccolo lì, a te la linea, Nicola. Azione di intervista con Thomas. Thomas, alla fine è un mondiale che è sempre da ricordare. Hai fatto le qualificazioni, hai fatto la fase a gironi, ieri hai finito tardissimo, hai preso l'ultimo pass. Peccato incontrare subito un campione come Caratozzolo, però ci rimane in mente sicuramente il tuo quarto set in cui hai fatto una cosa straordinaria, media 10 quando hai marcato. Comunque tutto sommato un bilancio positivo, Thomas. Sì, dai, ho fatto un bel percorso, devo essere soddisfatto. Questa partita potevo fare di più, ho giocato due set come dico io, il resto meno bene. Grande avversario ovviamente, quindi sconfitta ci sta, e se l'è guadagnata lui. Dopo sai, magari riuscire ad aggrappare il tre pari adesso su questo tentativo di chiusura. Dopo, se tu avessi fatto pallino da 4 si andava alla bellissima. Alla bella tutto è possibile, però per quello che si è visto ha meritato di vincere Santi. Comunque davvero complimenti, perché ormai se ti stai abituando a queste competizioni internazionali e speriamo sinceramente che ci sia altre occasioni in cui poterti vedere sempre con la nazionale italiana. Beh, lo spero, perché io non mollo di un centimetro, ci provo sempre, avanti così, positivi. Allora, in bocca al lupo per il proseguo di tutta la prossima stagione, che sicuramente ti vedrà protagonista.
Grazie, grazie a chi mi ha seguito, chi mi ha sostenuto e a tutti gli amici del biliardo sportivo. Bene, grazie Thomas e ancora complimenti per il suo bel percorso. Prendo due parole al volo anche a Tati, giusto due parole. Devi sicuramente rimanere concentrato per il prossimo incontro, però il primo scoglio, che sicuramente era uno scoglio importante, Thomas si era classificato quarto, quindi è stato accoppiato con te che avevi vinto il girone, adesso si fa sul serio, insomma è qualche pericolo l'hai corso e questo secondo me ti deve far alzare ancora di più l'antenna dell'attenzione, Santi. Buongiorno a tutti. Pensavo perché fossi Logo Roico, non volevi solo due parole, invece no, niente, devo fare un plauso a Thomas perché sinceramente sul 2-0 io stavo steccando bene e ha reagito in maniera veemente, mi ha messo in difficoltà. Ho voluto forzare quello sfaccio sul 2-0 che era bello perché me lo sentivo, l'ho preso un pelo scarso e quindi sono girato con la mia. Perché se ma lì la garuffa ce l'avevi? E avevo pensato anche il gancio, sai cos'è? Ero un po' sotto sponda ed ero poco incline, quindi ho detto io è alta, se la prendo di qua rimango raddrizzo, però ce l'avevo perché me lo sentivo, ne avevo tirati due prima bellini e allora ho detto io lo provo. Tu mi insegni che nell'errore ci si tiene sul grosso, io invece l'ho scarseggiato un po', ho girato con la mia perché quella partita ero sotto di 25 punti, quindi se avessi vinto quella, sai, sul 3-0 poi. Però bisogna fargli un plauso perché poi ha trovato delle misure, delle forze e non è facile su questo tavolo. Sulle mezze forze è veramente difficile. Tra l'altro avevi il pallino di fianco. Ora io e Gianluca ci siamo permessi di dire quando hai il pallino di fianco e devi marcare l'effetto verso il pallino, una sorta di trattenuta ce l'hai, non ti parte pulita perché la paura di toccarlo, poi quel pallino con la stecca c'è, cioè come? No, assolutamente, ma ti ripeto, la paura, la tensione... c'è sempre quando si gioca a questi livelli e soprattutto in queste competizioni. Poi sai, la prima è sempre quella più difficile perché è il primo impatto col tavolo e quello che è. Niente, devo cercare di gestire meglio i vantaggi perché magari riesco a recuperare gli svantaggi e non riesco a ottemperare, insomma, alcune difficoltà che mi si creano quando sono davanti. Ci vuole un po' più di concentrazione, però certo. Se ieri mi avessero detto che avrei preso Thomas, cioè primo, con tutte le partite vinte, forse ho preso il peggior quarto che c'era in circolazione. La prossima partita, il vincente tra De Masi e Marcolin, ancora devono terminare. Insomma, chiunque sia, tutte le partite d'ora in poi come questa saranno difficilissime. Sì, no, ripeto, arrivati a questo punto, per quello che mi riguarda, un avversario vale l'altro, perché il livello è altissimo e c'è da stare sempre attenti con le antenne dritte. Quindi in bocca al lupo per il tuo mondiale, per il tuo percorso. Io do la linea al Gianluca per la chiusura. Parlavamo dell'incontro che andrà ad affrontare Santi e siamo proprio alla bella tra Di Masi e Marcolin, che è Di Masi, scusa, mi sto dicendo De Masi, scusa, Di Masi è un giocatore italiano, bravo anche tra l'altro, della categoria Master, ne ho promosso. Tra l'altro c'è stata una chiusura di Marcolina al brivido, ha realizzato 10, ha rimpallato di terza e per un niente non è arrivato a bere il nostro portacolori, quindi bene così, dai, c'è ancora la possibilità di vedere questo scontro, in questa sfida nella parte alta del tabellone tra Caratozzolo e Paolo Marcolin. Per quanto riguarda l'incontro, allora abbiamo detto Thomas Primon, eccezionale in quella sequenza. Bella anche l'analisi di Tati, che ha detto devo imparare a gestire i momenti in cui sono avanti. Non è una banalità neanche questa, è sicuramente da campioni riuscire a risalire dagli svantaggi o dai grandi svantaggi. È anche da campioni il saper gestire il vantaggio. In genere la gestione del punteggio è quello che è uno degli elementi che dà la forza assoluta al giocatore. Io penso che Nicola non la pensi troppo, scusate il gioco di parole, diverso. Non la me. Penso diversa da te. Litighiamo poco però in questo mondiale, abbiamo litigato tanto. No, ci ha fatto litigare soltanto Bianchi però. No, comunque insomma una bella prova anche di Thomas, che con molta sfortuna
non so se secondo me si meritava la bella, soprattutto per quello che ci aveva fatto vedere nella reazione nel terzo e nel quarto set, soprattutto quarto set da super incorniciare, insomma, con 6 steccate, media 10. Però alla fine l'ha condotto molto meglio il set conclusivo Caratozzolo. Certo che quell'errore su, dopo quello striscio di a parificare di, diciamo, Primon aveva dato questa chance, questa speranza. Beh, sì. A Primon per un niente poi non ha realizzato 14 punti. Sarebbe stato un arrivo alla bella un po' più casuale, però poi la bella era da giocare, come sai. Beh, le partite si girano, però insomma tutto sommato secondo me è una vittoria di Tati meritata. Però complimenti a Primon, perché come gli ho ribadito nell'intervista ha fatto un ottimo percorso, è stato veramente molto bravo, un giocatore molto da un gioco pulito. Ecco, se gli devo trovare un difetto a Thomas, che qualche volta quando è dietro si deve prendere qualche rischio in più per cercare di recuperare. Abbiamo visto su quella candela che praticamente ha tirato a dividere su 40-58, poi gli è capitata l'occasione dopo, in qualche modo ha tirato chiusura, però ecco, su uno spondapalla tirato regolare quando era indietro di 20 punti, e qualche rischio in più quando è dietro se lo deve riprendere, perché sennò giochi bene a biliardo ma poi non rischi mai di fare il colpaccio oppure di far girare un set che sembra ad appannaggio fin da subito al tuo avversario. Quindi assolutamente buono in tutto ciò che è scolastico, un po' da rivedere nell'elemento spregiudicatezza, dai, il coraggio di una scelta, chiamiamolo. Ma spregiudicatezza finalizzata a... Sì, sì, no, il coraggio di una scelta. Non a caso, chiaramente. Assolutamente. Tra l'altro, se tu fossi stato qua mentre stavi facendo l'intervista a Tati, c'è stato il tiro di chiusura di Marcolin. Stavo morendo, eh? Che, no, tiravi via il vetro perché ha tirato, ha fatto 10, batteva 51. L'ho sentito, l'hai detto nell'interfono. Sono contento di non averlo visto. E poi io sono stato zitto perché ho tirato la palla, ma si è fermata, guarda, tanto così dal birillo. E Paolino è alla bella, eh? Adesso soffriamo allora insieme a lui. E vi promettiamo anche di litigare. Avevamo cominciato ieri sera quando... Dai, un po' di gossip lo dico, poi chiudiamo. Ieri sera, mentre eravamo in albergo, siamo arrivati, siamo fermati a bere un caffè, un amaro. Di sotto, a un certo punto, per questo stramaledetto sondaggio di Bianchi, c'era lui, si era imbruttito davvero. No? E io a un certo punto mi sono girato, imbruttimento da soci. Mi sono girato e gli ho detto: certo che ha proprio ragione tua moglie, non sai perdere. Ci vediamo alle ore 16 per un altro bellissimo appuntamento con Billiard Channel, sempre qui dal Mondiale di Calangianus, il Mondiale di Biliardo, 25esima edizione. A più tardi. Ciao.